Per me l'amore è appoggiarsi sempre nelle idee e nelle nuove cose, diciamo, no? Dar sempre una mano, avere sempre fiducia nell'altra persona. Non sogno il principe azzurro, i castelli e i cavalli bianchi, ma mi focalizzo di più sulle piccole cose quotidiane. Per esempio la condivisione delle cose è molto importante, delle esperienze. Da quello che sto, che mi succede adesso, è, succede una volta nella vita. Si è concretizzato un sogno, quello di vedersi con l'abito bianco indosso. E sono estremamente emozionata. Ciao, piacere. Grazie pure. Grazie. Eccoci. Non me l'aspettavo così, perché mi ero fatto più che altro un'immagine mia. Ok. Bene. Un po' emozionata. Vai. Però è molto bello. Penso che gli esperti siano stati bravi, hanno capito forse quello di cui ho bisogno adesso. Adesso la porterò a vedere il tramonto, sarà una situazione sicuramente romantica e vorrei sfruttarla per avvicinarmi un po' di più a lei. Qual è stata per te la cosa più bella di oggi? Il tuo sorriso. E per te? I tuoi occhi rassicuranti. Bello. Ci vediamo domani. Ho più paura adesso del matrimonio. No, perché al matrimonio questo così è peggio, però te lo posso assicurare. Lui mi sta molto vicino e questo mi fa piacere, solo che mi sta troppo vicino. Tu mi devi lasciare spazio di manovra per me. Ma il tuo vado, amo. E molto lo dico, molto lo dico. Ragazzi, cioè è un metro per uno. A me non piace essere trattato così, io voglio un altro tipo di rapporto più dolce, più pacifico.